molto critica, sono ma rappresento stasera due associazioni di cui sono conosciuta: l'ANICA, l'Associazione Italiana Tradizionale Italiana di Versamenti Alti, e l'Associazione Culturale Res Nove, che ha sede qui a Casoria. Porto i saluti dei due presidenti, Giuseppe Sannino e l'avvocato Guido Nuovo, che stasera non sono presenti per altri motivi. Per la questione di versamenti alti, che qui parlo quindi a nome dell'ANICA, è vero e gravissimo che questa amministrazione si sia fatta scappare la possibilità a costo zero di dare un servizio di versamenti alti. Ma non è questo l'unico problema. Io mi sono dovuto occupare di tutti i giorni di due cose vergognose per una città come la nostra, di un nostro concittadino in carcere che per fare una seduta in tribunale, poiché l'ascensore non è adatto per i disabili, ha dovuto fare la seduta giù al piano terra. Il giudice è dovuto scendere giù. Allora, se questo tribunale, che non è stato costituito adesso, è stato costituito da tanto tempo, vuol dire che sui problemi è diversamente facile. Che sui problemi dei diversamente abili hanno dormito anche le amministrazioni precedenti, quindi le colpe ce l'hanno un pochettino tutti quanti. Allora, facciamoci tutti quanti un esame di coscienza e cerchiamo veramente di non fare semplice propaganda o metterci l'uno contro l'altro, ma veramente di cercare di risolvere questi benedetti problemi. Per quanto riguarda l'associazione Res 9, il messaggio che vuole portare l'avvocato Guido Nuovo e l'associazione è molto semplice. Sentivo parlare, ed è giusto perché lo sentiamo dire anche noi in città, che Casoria vive una situazione economica molto seria. C'è molta gente che si lamenta di non farcela arrivare a fine mese. Allora, dove sono questi benedetti progetti per creare sviluppo e occupazione? Noi sullo scorso numero di Res 9 abbiamo lanciato un progetto dicendo che il centro poteva essere il centro di Casoria, sfruttando il Europa, poteva essere sfruttato per essere un centro, un polo regionale che può attirare il turismo. Abbiamo la vicinanza, che concludo, dell'aeroporto, abbiamo la vicinanza del porto, abbiamo una stazione, abbiamo delle autostrade che ci collegano a Napoli. Allora la periferia può essere usata per i servizi, può essere usata per centri commerciali, però c'è un centro tanto bene. Allora, perché non si discute seriamente di queste cose nella politica? Questo è l'invito, questa è la proposta che facciamo. Speriamo che qualcuno la raccolga, se ce ne sono altre, ma che si lavori per i problemi della città, perché continuando così la gente si sconcerà della politica e l'astensione si sconcerà. Grazie.